Una grande partita dei ragazzi! Una splendida partita dei ragazzi! Un'immensa partita dei ragazzi! Così vi voglio! A parte che gli ultimi 20 metri vi voglio più cattivi, serve comunque una punta. Senza una torre ad Olli che Olli sa... Oh, mamma mia, non mi devo giù da... Una grande partita dei ragazzi, cazzo! Sputo anche! Una splendida partita dei ragazzi! Mamma mia, Ryder, scusa cazzo è forte. Mi ricorda qualcuno di veramente forte, ma non mi ricordo... Non voglio esagerare, ma in alcuni momenti mi ricorda Xavi. Mamma mia, c'ha un'eleganza, c'ha una calma, c'ha una cazzo di classe. Scusate che mi volate anche la scarpa, santo Dio. C'ha una calma, c'ha una classe. Proprio... Sa quando deve tenere la palla, sa quando deve verticalizzare, sa quando deve... tranquillamente, a parte che sa fare anche l'incontrista, perché ne ha fermate 3 o 4 che erano veramente pericolose, soprattutto una. Ragazzi, vincere a Bologna non era facile. 2-0 secco, così pim pum pam, le prime azioni, a parte che mica abbiamo fatto due. Mamma mia Cristian, mi sento male. Mamma mia Cristian, ma ragazzi, oltre a essere forte tecnicamente, questo, ma che intelligenza c'ha tatticamente. Cioè, Riders e Pusi, mi è piaciuto anche Loftus. Loftus è una bestia. Voi mi potete dire di Tonali quello che volete, ma noi centrocampo quest'anno siamo molto più forti. Se questo tira fuori sto campo... Krunic non mi è neanche dispiaciuto, devo essere sincero. Krunic non mi è neanche dispiaciuto. Con le squadre qua tipo il Bologna può anche andare bene. Naturalmente, con le squadre dove bisogna metterci qualità, serve altro. Io lo metterei dentro di lì, tutta la vita. Ma tutta la vita. Non vogliamo sbilanciarci, vogliamo tenere questo modulo? Va benissimo, ok. Ma io, visto che abbiamo tutti i piedi buoni... Mettiamone un altro dentro anche coi piedi buoni. Io ad lì, in mezzo a quei due lì, non ce lo vedo tanto, ce lo vedo di più. Però oggi Rade per me non ha fatto una brutta partita. Si è sentito poco, ha fatto tanto lavoro sporco, ma non ha fatto una brutta partita, bisogna riconoscerlo. Ok, naturalmente rimane un giocatore buono, non di più. Mediocre buono, diciamo, non di più. Sinceramente, a me serve altro, però una splendida partita dei ragazzi. Una grande partita dei ragazzi, una splendida partita dei ragazzi, eh? Ah, rispondo lì a Marietto lì, quello lì di Barcellona. Io spaccherò i magazzini, capito? Ma non vengo a limosinare quando ho problemi col cane che chiedi soldi perché ti devono pagare le altre cose del tuo cane che ti avevo già pacchettato. Meglio spaccare un magazzino che prendere e limosinare i soldi. E qua ti rispondo, e qua chiudo la situazione, ciao. Non mi nominare, che non ti ho mai nominato, dire quelli che spaccano i magazzini, cosa seguite, cos'è. Ma sei andato a limosinare, a fare l'elemosina quando ti stava male il cane, che ne... datemi i soldi, fai ridere, fai, dai, ciao bello. Comunque, detto questo... Volevo dire che no, io non ti seguo, me l'ha fatto notare mio fratello che ti segue, infatti non ti seguo, non lo seguirò mai più perché ti stavi anche simpatico, fra l'altro, pensa che coglione che è. Comunque, detto questo, aprendo e chiudendo questa parentesi, volevo dirvi, Riders migliore in campo, Leao mi ha fatto girare i coglioni perché, figlio mio, uno con le tue potenzialità, io non mi accontento di questa partita, Va bene la grandissima azione lì che ti salvava soltanto se quella palla gli entrava. Ma gli altri 85 minuti, sì, qualche ripiegamento difensivo e tutto, ma quando cazzo mai l'hai puntato l'uomo? Ho visto un ottimo Teo Hernandez che mi è piaciuto e adesso passiamo ai due centrali difensivi. No, Magnan stasera, nelle uscite perfetto, grandissima sicurezza e tutto. Coi piedi stasera non so che cazzo c'aveva. La prima volta che ti vedo giocare così male coi piedi, mai, cos'è successo? Questo qua è capace che adesso prende e si va ad allenare, perché se voi non lo sapete, Magnan... Quando aveva fatto l'unica volta che l'ho visto fare delle cappelle, che era a Salerno contro la Salernitana, vi dico soltanto che a fine primo tempo, la prima cosa che ha fatto è andato sul monitor a vedere che cazzo aveva combinato. E a fine partita, addirittura, quando lui non gioca bene, addirittura non so se si va a allenare subito dopo si va ad allenare, se tipo pomeriggio si va subito ad allenare, sta lì ad allenarsi, e comunque, perché lui sempre deve essere il migliore. Deve essere il migliore, assolutamente deve essere, ok? Deve essere il migliore, punto, ok? Dopodiché, passiamo alla squadra. Allora, abbiamo una cosa da fare. Siamo sbilanciati
Nonostante che giocavamo a tre, abbiamo preso le ripartenze che non mi sono piaciute. Ma questo, Pioli, tu ci devi lavorare tu. Perché se la squadra gioca un po' più alta e gioca soprattutto più corta, tu quel cazzo di contropiedi non li prendi. Tu quel cazzo di contropiedi, se tu giochi come ti dico io con la squadra in 30-40 metri, tu quel contropiedi non li prendi mai se giochi con la difesa un pochettino più alta. Ecco, dietro troppe leggerezze con i piedi, ciao. Ascolta, non sei Lucio, ti ho visto fare un po' di volte un po' di cavalcate, guarda che non ti chiami ancora Lucio, non ti montare la testa. Cioè Lucio faceva queste cose ma perdeva un pallone su 20, poi ti creava la superiorità numerica. Ma mettiti in testa che non ti chiami ancora Lucio quello dell'Inter che era una bestia feroce, cioè ce n'è ancora di pane e di spaghetti da mangiare, figlio mio. Calulu molto bene quando è entrato, Davide mi è piaciuto molto anche lui, benissimo sulla fase difensiva. Suku quando è entrato mi è piaciuto tantissimo, Tommy quando è entrato mi è piaciuto tantissimo, Rade ha fatto una buona partita, bisogna riconoscerlo, Loftus mi è piaciuto tantissimo, la squadra veramente c'è, Olli ha fatto un grandissimo lavoro, comunque veramente complimenti per il gol perché veramente abbiamo fatto da Davide a Riders e poi subito pronto il condor dell'area di rigore subito a buttarla dentro. Ragazzi, se noi prendiamo un attaccante ancora più forte di Giroud da davanti quest'anno c'è da divertirsi. Se noi prendiamo un attaccante veramente che è più forte di Giroud, noi quest'anno ci divertiamo, ma ci divertiamo veramente. Perché abbiamo comunque Pulisic, ma i migliori in campo sono stati Riders e Pulisic. Loro due li metto a pari merito. Il peggiore in campo per me è stato Leao, nonostante quell'azione lì, per me il peggiore in campo è stato Leao, ragazzi. Sì, ve lo devo dire, non è stato Krunic come magari pensavo. Il peggiore in campo per me è stato Leao oggi. Perché fino all'85esimo, ragazzi, le partite, vabbè che durano 100 e passa minuti, ma col tie break lì, quel cazzo che fanno. Ma... Ricordatevi una cosa. Chi è che ha più potenzialità? Noi chiediamo di più. Chi è che ha più potenzialità? Noi chiediamo molto, ma molto di più. Ok? Quindi per cui mettetevi in quella testa. Mettetevi in quella testa che quest'anno da Theo Hernandez voglio di più ancora, di più di quello dell'anno scorso. Da Tomori deve tornare. Ecco, dietro abbiamo fatto troppe svalature. Loro comunque davanti sono molto pericolosi. C'hanno i due neri davanti che sono forti. Andando via? Ah no, prende cos'è? Che sono la quinta? Quinta. Dobbiamo stare un attimino più concentrati, più attenti su molte cose. Assolutamente dobbiamo stare molto più concentrati, più attenti su molte cose, su certe situazioni. Troppe leggerezze, molte volte magari sui passaggi, sui centrocampisti, magari che non sono precisi. Dobbiamo iniziare ad essere perfetti quest'anno. Ragazzi, se vogliamo stare dietro a Bologna, molte perderanno punti delle grandi. A Bologna molte perderanno punti. Ragazzi, quest'anno di partite facili, guarda anche la Lazio che ha perso con Lecce. Partite facili quest'anno non ce ne sono, ragazzi, mettetevelo in testa, che partite facili non ce ne sono, non ce ne sono. Cioè, lo stesso Frosinone, Napoli ha fatto fatica, che l'ho dato ultimo, la Salernitana è una gran squadra per essere una squadra di retrocessione, ve le dico anche tutte, l'Empoli comunque, che per me quest'anno va giù, è sempre ostico, devo sostituire, scusate, il Bologna con l'Empoli, qua avevo sbagliato. Avevo detto Frosinone, Lecce, Empoli, Bologna. Avevo detto che mi sentivo, ma il Bologna, ve lo dico, sostituisco questa cosa. L'Empoli che va giù e il Bologna che si salva. O forse avevo detto il contrario, non mi ricordo. E adesso ho detto che si salvava le partite. E Sassuolo ha detto che farà il suo campionato l'anno perso con l'Atalanta. Poi qualcuno mi ha chiesto di Decathlon. Vedi, Pioli non sa reggere i giovani. Ragazzi, Pioli ha fatto di tutto per quel ragazzo lì l'anno scorso. Se entrava, che si cagava nelle braghe, che anche la sua donna si era rotta i coglioni, che tornava a casa e puzzava di merda. Non è certo colpa di Pioli se l'anno scorso Decathlon veramente ha fatto un anno così penoso. Perché veramente entrava e faceva veramente pena. Aveva paura di giocare a pallone. Aveva proprio paura di giocare a pallone. Questo è il quanto. Cioè, non ci sono cazzi. Aveva paura di giocare. E quindi per cui, ragazzi... Cioè, io sinceramente che è andato via, anzi spero che faccia bene, così ci tornano 30 milioni che possiamo reinvestire e recuperiamo il nostro investimento perso, punto. Quest'anno siamo molto, ma molto, molto più forti di quelli dell'anno scorso. Siamo molto, ma molto più forti. Ne sono sicuro al 100% che siamo molto più forti. Quindi per cui, per favore, smettiamola con i pessimismi e crediamo in questa squadra. Ragazzi, ci abbiamo Pulisic.
che c'ha un'intelligenza calcistica. Riders, che sono due che hanno un'intelligenza calcistica che è veramente invidiabile. L'anno scorso noi giocavamo con Salamanca, ma l'avete visto il gol che abbiamo fatto? Che cazzo di gol che ha fatto? Tirato giù anche la porta. Non avevamo due ali così l'anno scorso. Non avevamo Ciucuz e Pulisic, avevamo Salamaker e quell'altro. Cioè, Brian Diaz, ragazzi, l'anno scorso avrà fatto forse 4 gol, 5, 6, ma 5 gol avrà fatto, con la Coppa magari 6. Troppo poco per un 10. A questo punto ne prendo un po' di meno, ma però se poi davanti con un uomo in meno ne faccio di più, sinceramente preferisco così. Ci manca soltanto una punta. Per il resto, se Origi vuole andare via, naturalmente deve arrivarne uno forte, se Colombo va via deve arrivarne uno forte altrettanto. Punto e stop, e sono sicuro che qualcuno comunque andremo a prendere. A me piacerebbe prendere Lukaku. Mi sta sui coglioni dirlo, però ragazzi, io devo guardare la mia squadra, a me non mi interessa. È come a Masterchef, cos'è che conta nella cucina di Masterchef? Il piatto. Cos'è che conta per il Milano? Il Milan, le vittorie. Quelle sono quello che contano. Quelle sono veramente quelle che contano, le vittorie. Questo è il nostro obiettivo, vincere una partita dopo l'altra. Diventare sempre più squadra, sempre più forte, alcuni meccanismi difensivi sono da rivedere, perché loro mica se segnano dopo 20 secondi, veramente entro in televisione vi uccido tutti. Come cazzo fanno a prendere la traversa dopo 20 secondi? La testa subito, i primi 5 minuti abbiamo fatto cagare. Dopo 40 minuti di grande calcio, nel secondo tempo comunque eravamo anche stanchi, 40 gradi, abbiamo gestito la partita. Comunque la squadra, ragazzi, la condizione fisica ottimale si ottiene giocando, ragazzi. Quest'anno son contento che finalmente quando entra qualcuno, vedi che entra Pobega, vedi che può entrare Adli, che quest'anno comunque giocherà un po' secondo me, può entrare Ciucu, se prendiamo un attaccante forte magari può entrare Giroud o questo qua. Cioè abbiamo comunque Lollo che comunque per me verrà dato in prestito, per me verrà tenuto, terranno Righi, quindi anche se va via Colombo una punta bisogna prendere. Cioè abbiamo Cafor, ragazzi, la rosa è molto più forte di quella dell'anno scorso. Non ci sono cagate, Kier ce l'abbiamo in panchina, Kalulu ce l'abbiamo in panchina, cioè abbiamo cambi e ricambi, abbiamo anche, non abbiamo più una sedia come secondo portiere, quindi basta pessimismi, andiamo a prendere sta cazzo di punta e concludiamo il mercato. Punto e stop. Vuoi tenerti Krunic? Ok, tienitelo, va bene. Io il terzino sinistro terrei quello della primavera tranquillamente, cioè abbiamo un centrale che diventerà fortissimo, che è Simic. Quindi io sono ottimista per il futuro, secondo me se troviamo i fili giusti, le cose giuste, noi quest'anno il bilancio con l'Inter per me è pari. Per me l'Inter si è indebolita perché davanti era la sua forza, per me si è indebolita davanti. Se a Lautaro gli viene un raffreddore loro vanno in merda, ve lo dico subito, questa cosa qua ve la dico, non che spero che, cioè certo che ci spero, come voi sperate che si spacca Leao, perché quando si è rotto Leao eravate contenti, felici, ben a sera uguale. Ragazzi, vi mando un bacio, vi mando un abbraccio, faremo sempre le live, comunque reaction, quando c'è il Milan che porta bene, allora farò anche la live prima della partita che porta bene, comunque, tutto molto bello, tutto molto bello, tutto molto bello. Un bacio, ciao a tutti.